Amici della Pallamano, di nuovo un buon pomeriggio dal palazzetto dello sport di Misano Adriatico, che ospita il trofeo delle aree, quarta edizione. Si è appena conclusa la finale della categoria maschile 2000-2001, vinta dal Trentino Alto Adige contro l'Area Nord. Fanno il bis le ragazze per il torneo femminile, ancora Trentino Alto Adige contro Area Nord. Categoria femminile, abbiamo detto, 98-99 il biennio di riferimento. Velocemente le due formazioni, con l'Area Nord che schiera in campo Martina Broch, Anna Greiner, Martina Cogo, Carolina Rauli, Jessica Zanella, Martina Pizzuto, Sabina Vitobello, Irene Stefanelli, Matilde Tisato, Sofia Ferrazzi e Giorgia Ferrazzi, Greta Menzaghi, Carlotta Pugliese, Roberta Fiorillo, Mara Barbariga e Sofia Ghilardi. In panchina Francesco Cennamo. Trentino Alto Adige con Vera Balog, Ulrich Gatterer, Giulia Götz, Sara Hilber, Anna Knoll, Tania Luterotti, Sara Marberger, Annalena Messner, Johanna Steger, Jasmin Föstl, Eva Maria Ploner, Jennifer Purdeller, Verena Schmidt, Laura Troyer, Anna von Metz, Julia Bührer, Silvano Rigatti è l'allenatore. Dirige il match la coppia Bassi Giuliante. E ancora per giovani fischietti italiani, dunque, la possibilità di arbitrare in questo trofeo delle aree in coppia con gli arbitri d'esperienza dei massimi campionati italiani, Giuliante e Bassi in questa occasione. Intanto la partita è entrata subito nel vivo, 1-1 il punteggio. C'è stato il gol dell'Area Nord firmato da Carlotta Pugliese, 1-1 dopo 1 minuto e 15 secondi di gioco. Il cartellino giallo per Irene Stefanelli. Attacca e perde il pallone il Trentino Alto Adige con Schmidt che se lo lascia sfuggire. Allora il tentativo Stefanelli, la sua penetrazione 9 metri, era stata servita Stefanelli da Carolina Rauli, numero 7. 2 minuti, 1-1 il risultato. Il gol siglato da Giorgia Ferrazzi, 2-1, vantaggio Area Nord in maglia verde. La divisa bianca e azzurra è quella del Trentino Alto Adige. C'è fallo, attacca Trentino Alto Adige, Schmidt, poi Balog, si alza il palo colpito da Anna von Metz. Stefanelli, poi Ferrazzi, Rauli, l'apertura molto molto bella di Stefanelli direttamente per la numero 10 Sabina Vitobello, che però non inquadra lo specchio della porta, palla che finisce fuori. C'è l'offensiva tentata dal Trentino Alto Adige. Il fallo in attacco firmato a Messner. La velocità di Rauli. Poi ha provato un passaggio difficile per Pugliese, che però va a riconquistarsi il pallone. Tutta la caparbietà in questo frangente di Carlotta Pugliese. 3-1. Siamo al quarto minuto. Si fa sentire qui il pubblico
di Misano Adriatico, ovviamente tante squadre, le 18 delle 18 che hanno partecipato a questo trofeo delle aree qui sugli spalti. Tiro dai 7 metri in favore dell'Alto Adige e non sbaglia Balog. 3-2. Stefanelli, poi Ferrazzi, il tentativo, palla persa, nulla di fatto. Tre tiro Alto Adige che torna avanti. Schmidt, Messner, poi la numero 15 è Fommez. Messner allarga per Schmidt in posizione di terzino destro, braccata sulla linea dei 6 metri, è irregolare, tiro dai 7 metri che proverà ancora a trasformare in rete Vera Balog. Martina Broch è il portiere dell'area nord, palla che però finisce fuori, non serve l'intervento di Broch. 3-2. Ferrazzi, il tiro ha parato dall'altra parte Luterotti. Lo sfondamento fischiato a Stefanelli. Attacca Schmidt, poi Balog, vediamo se riesce a concludere. Invasione. Stefanelli, poi Rauli in palleggio. Stefanelli, Ferrazzi, sua finta e c'è fallo. Rauli in palleggio ancora. Stefanelli, Ferrazzi, poi Vitobello, non si passa e allora Ferrazzi si inventa questo tiro sul piede destro. Non può nulla Tania Luterotti. 4-2 in favore dell'area nord. Schmidt, buona la sua finta, si è girata molto molto bene. Siamo andati a conquistare questo tiro dai 7 metri. Ora proverà a realizzare con il numero 5 Sara Mauberger. 4-3. 7 minuti e 32 secondi giocati di questo primo tempo. Ricordiamo il regolamento, si gioca sulla base dei tre tempi da 15 minuti ciascuno. Stefanelli, buona la sua penetrazione, c'è un gol e un cartellino giallo per il numero 15 del Trentino Alto Adige, Hanna Fommez. Fommez, poi Schmidt, il fallo su Messner. Vediamo il tentativo di Balog, c'è stata la spinta, tiro dai 7 metri a favore del Trentino Alto Adige, c'è stata la chiara spinta su Balog al momento del tiro e non sbaglia di nuovo, per ora infallibile Sara Mauberger. 5-4. Quando ci avviciniamo al nono minuto della prima frazione di gioco
Ferrazzi, poi Stefanelli apre molto bene per Ferrazzi, la numero 16 è Giorgia Ferrazzi in posizione di ala destra, il terzino sinistro invece è Sofia Ferrazzi, numero 15. 5-4 il risultato in favore dell'area nord. Attacca il Trentino Alto Adige. Il timeout richiesto da mister Silvano Rigatti. 9 minuti e mezzo giocati. 5-4 in favore dell'area nord. Tutto pronto per la ripresa del gioco, 9 minuti e mezzo, 5-4 il risultato a favore dell'area nord sul Trentino Alto Adige. Finale del trofeo delle aree categoria 98-99 femminile. Messner, poi Schmidt, Messner ancora, Schmidt entra bene. C'è fallo, 9 metri, Schmidt, Balog, Schmidt in palleggio direttamente dove c'è, molto bene, Messner, poi il gol realizzato dal pivot Eva Maria Ploner, parità 5-5, Stefanelli, l'incrocio con Rauli, la velocità nell'area nord, scivola il pallone dalle mani di Ferrazzi e dall'altra parte il contropiede, Balog, Balog, frazione di passi, la penetrazione di Ferrazzi, 9 metri, pallone perso, parità sempre 5-5, siamo entrati ora nell'undicesimo minuto, c'è il fallo di Stefanelli su Messner. Schmidt, Balog, Messner, Fommez, c'è fallo, Ploner, poi Messner prova a servire ancora, Ploner, un altro fallo, andrà a concludere, Fommez colpito sul volto Stefanelli, il tentativo di murare è stata colpita al volto dal pallone, rimane in attacco la Renard. Ancora segnalazione di passivo, deve tirare Messner, ha fatto buona guardia Martina Brac. 12esimo minuto, 5-5, Messner,
von Metz, Schmidt, Balog. Von Metz, poi Messner, il fallo, risultato che resta bloccato sul 5-5. Messner, von Metz, Schmidt, Balog, vediamo se si alza il braccio del passivo. Il passivo deve concludere, il Trentino Alto Adige ci proverà con von Metz. Carica von Metz nel 7, primo vantaggio del Trentino Alto Adige, 6-5, primo vantaggio che arriva dopo 12 minuti e 50 secondi. E mister Francesco Cennamo chiede il time out dopo 6 minuti, dopo 12 minuti e 53 secondi, 6-5 il risultato. Ripreso il gioco, ripetiamo il punteggio, 6-5 in favore del Trentino Alto Adige, si gioca da 13 minuti del primo tempo. Stefanelli, Razzi, Rauli, c'è un cartellino giallo per Messner per scorrettezze su Pugliese. Ferrazzi spara alto. Trentino Alto Adige avanti, sempre in vantaggio, 6-5. Messner, c'è fallo. Ancora fallo, 6-5, siamo entrati negli ultimi 55 secondi, ovviamente del primo tempo. Schmidt, poi Messner, un palleggio. Andiamo. È lì, invasione. Invasione per Ploner, e allora in velocità Stefanelli, l'area nord, Ferrazzi. C'è il fallo su Stefanelli. C'è ancora tempo per costruire l'azione. Ultimi 20 secondi del primo tempo, 6-5. Stefanelli, Ferrazzi. Vediamo chi si prende il tiro. Si alza il braccio del passivo. Ferrazzi si alza lei. Ha parato Lutenotti. E il primo tempo finisce così. Trentino Alto Adige 6, area nord 5. Torniamo in telecronaca fra qualche istante.
È iniziato il secondo tempo di questa finale della categoria 98-99 femminile, trofeo delle aree, quarta edizione a Misano Adriatico. Trentino Alto Adige ha già vinto nella categoria maschile 2000-2001 battendo l'Area Nord, ora conduce 6-5 sempre contro l'Area Nord nel torneo femminile. A seguire dopo questa gara, sempre in diretta su pgh.it, il fischio d'apertura del match fra Centro 2 e Trentino Alto Adige, finale della categoria 98-99 maschile. Mentre ovviamente le immagini seguono il match, vediamo quella che è stata, quella che è anzi la situazione della classifica fino ad ora nel torneo femminile. Stamattina la Sardegna ha battuto 14-8 l'Area Sud, aggiudicandosi la quinta posizione, mentre il centro, l'Area Centro, ha battuto 26-7 la Sicilia, ottenendo dunque il terzo posto. Area Sud al sesto posto, quinta la Sardegna, quarta la Sicilia, terzo il centro, primo e secondo posto che si assegna ora. C'è stato il tiro fuori misura intanto della nuova entrata a numero 14 del Trentino Alto Adige, Sara Hilber. Adesso aveva quasi recuperato il pallone, è entrata anche con il numero 10 Giulia Bierer. Intanto è arrivato il gol per l'Area Nord, lo ha siglato Roberta Fiorillo. È entrata anche Sofia Ghilardi con il numero 11. Tentativo di Bierer, nulla di fatto perché ha commesso infrazione di passi. Allora Ghilardi, poi la conclusione tentata dalla numero 4 Roberta Fiorillo. Ghilardi libera bene la compagna Mara Barbariga, che non sbaglia, 7-6. L'altra parte, il tentativo di Jennifer Purdaller, numero 7. La palla dalle parti di Ulrich Gatterer, che non sbaglia, 7-7. Si gioca da 3 minuti e 15 del secondo tempo. Ancora il gol annullato perché viene concesso il tiro di rigore. Aveva concluso con il numero 8 sempre Mara Barbariga, che aveva appena segnato. Tiro dai 7 metri, se ne incarica Martina Kogo. Kogo, la parata di Johanna Steger. Mette in gioco Barbariga, Kogo, Fiorillo, Kogo. Kogo ha provato, c'è fallo. Il tiro tentato e poi Pizzuto non sbaglia. Vantaggio 8-7. Il gol è stato di Martina Pizzuto, numero 13. Fallo intanto su Purdaller. Poi il pallone che arriva dalle parti di Hanna Knoll, 8-8, ancora perfetta parità. Ghilardi, la conclusione nell'angolo alla destra di
Johanna Steger, 9-8, torna avanti il Trentino Alto, l'area nord, scusate, Trentino Alto Adige che rincorre, 9-8. La penetrazione vincente, era stata brava qui l'attaccante dell'Alto Adige, e intanto pallone che arriva dalle parti della numero 4 Roberta Fiorillo, 10-8, costringe al time out mister Silvano Rigatti, aveva parato dall'altra parte per l'area nord Hanna Greiner, 10-8, un minuto per parte, time out. Cinque minuti e 40 secondi, 10-8. A favore dell'area nord, il timeout è stato di Silvano Rigatti sulla panchina dell'Alto Adige che ha voluto parlarci su. Ha parato ancora Greiner però. Quell'area nord che accelera con Ghilardi. Può scalare il tiro vincente. Il gol segnato da Jessica Zanella. 11-8, massimo vantaggio, lo sfondamento, può tornare avanti ancora l'area nord che deve accelerare, Ghilardi, c'è il fallo, Pogo, poi incrocio ancora per Kogo che ha spazio per concludere, aveva segnato, c'è stato il fallo in precedenza, aveva commesso passi sotto fallo Kogo, sta facendo girare bene la squadra Fiorillo come centrale, utilizzando bene i due terzini, vediamo, c'è il gol di Fiorillo e in due minuti per Hurrik Gatterer, scorrettezza ai danni di Kogo che ha segnato, 12-8, settimo minuto del secondo tempo. Tentativo di penetrazione. Da parte di Purdeller. Ancora Purdeller, la spinta, c'è fallo. Poi ancora un fallo, stavolta su Laura Troyer, che va ancora in palleggio, scarica dove c'è Sara Hilber che colpisce ancora il palo esterno, nulla di fatto, il recupero positivo qui di Troyer, ottavo minuto, 12-8. Hilber si riprende il tiro, stavolta cambia palo e non sbaglia, Sara Hilber, 12-9, torna a segnare il Trentino Alto Adige che è comunque sempre in svantaggio. Ghilardi aveva servito la compagna Barbariga che però non ha agguantato il pallone, nulla di fatto, sempre 12-9, ci avviciniamo al nono minuto,
Purdeller. C'è fallo su Troyer. Hilbert. Bührer. Poi Purdeller, il fallo su Ulrich Gatterer. Servita bene, si gira, Gatterer non sbaglia, 12-10, torna qui, torna in partita l'Alto Adige che ha accorciato benissimo adesso, limitando al meglio le avanzate dell'area nord in superiorità numerica. Togo, c'è fallo. Time out, stavolta sulla richiesta dalla panchina dell'area nord, mister Francesco Cennamo. 12-10 quando siamo al 9 minuto e 49 secondi del secondo tempo. Riprende il gioco finale della categoria femminile 98-99, trofeo delle aree, quarta edizione, Misano Adriatico. Ghilardi scarica su Zannella, c'è fallo. Kogo, pallone, il tiro tentato dalla numero 4 Fiorillo, non c'è fallo, alla parata invece di Johanna Steger. Hilbert intanto prova lei a ritagliarsi lo spazio per andare a concludere. 12-10. Purdeller. Hilbert che ancora trova spazio. 12-11, break 3-0 del Trentino Alto Adige quando siamo all'undicesimo. Ghilardi tira lei e non sbaglia. Sofia Ghilardi, 13-11. Il tentativo vincente dall'altra parte di Ulrich Gatterer, 13-12. Sempre meno 1 Trentino Alto Adige, conduce l'area nord. La partita si è accesa, i passi di Kogo. In avanti Trentino Alto Adige. Purdeller, c'è fallo, centrale con il numero 8 è Julia Götz. Götz perde il pallone, poi se lo riconquista, ha provato a servire Hilbert, non c'è spazio. E il tiro di Hilbert realizza, 13-13, parità dopo 12 minuti e 35 secondi.
Kogo, palo ma c'è fallo. Ghilardi, fermata bene da Purbeller, si riconquista il pallone, poi quasi concitata del match, il pallone che torna nelle mani dell'area nord, viene fermato il gioco per permettere i soccorsi della numero 8, pivot dell'area nord, si tratta di Mara Barbariga. Nulla di grave fortunatamente per Barbariga, che tiene il suo posto in campo. Ghilardi, Kogo, Fiorillo, 13 a 13 il punteggio. Ghilardi, siamo entrati nell'ultimo minuto e mezzo del secondo tempo. Ghilardi poi libera compagna per il gol, è Jessica Zanella che non sbaglia, 14-13. Deve recuperare una rete il Trentino Alto Adige. Purdeller, Götz, poi Hilber e non sbaglia, terza rete consecutiva per Hilber dopo i primi due errori. Trovato una serie positiva importante adesso la mancina del Trentino Alto Adige e la rete della parità, 14-14. Bel gol quello realizzato da Fiorillo in questa occasione, 15-14 vantaggio dell'area nord. Poi dall'altra parte ha parato Greiner sul tentativo di Troyer. Abbiamo Ghilardi, 15 secondi, ultimo attacco per il Trentino Alto Adige. Purdeller, perdono malamente il pallone adesso le ragazze in maglia bianca. 3 secondi, finisce il tempo, sarà comunque modo di andare a concludere con un tiro franco, 15-14, vediamo. Va Troyer con il numero 11. Il suo tiro, palla che finisce alta. Continua a condurre l'area nord, 15-14. Quando rimangono da giocare gli ultimi 15 minuti di questa finalissima del Trofeo delle Aree, categoria 98-99 femminile. Torniamo fra qualche istante in telecronaca.
iniziato l'ultimo dei tre tempi di questa finale della categoria 98-99 femminile, trofeo delle aree. Siamo a Misano Adriatico, ultima giornata delle quattro che hanno caratterizzato questa quarta edizione. Si affrontano per il torneo femminile, come abbiamo detto, area nord e Trentino Alto Adige. L'area nord conduce fino ad ora 15-14 ed ora si è appena conquistata un tiro dai 7 metri che Carlotta Pugliese proverà a realizzare. Il palo aveva spiazzato Tania Luterotti, nulla di fatto però, 15-14, passato un minuto. Purdeller, Götz, Purdeller ancora in palleggio, poi per Götz, Troyer, il suo tentativo, palla nell'angolo, vincente la costruzione che vale il 15-15, parità ancora, passi fischiati a Stefanelli. Purdeller, beffarda la sua conclusione che si infila alle spalle di Martina Broch. Stefanelli poi aveva scaricato per Kogo. Ghilardi, suo cambio di direzione, poi il tiro ha parato Luterotti. Purdeller, Götz, suo tentativo, Purdeller aveva scaricato per Sara Mauberger. Götz, tentativo di Troyer, c'è stato il fallo e dunque tiro dai 7 metri. Se ne incarica Troyer, ha parato Broch. Ancora Kogo che ha provato, c'è stata interruzione del direttore di gara per un fallo. Ghilardi, Stefanelli, c'è fallo. Ghilardi, Stefanelli, Kogo, prova a girarsi, poi Ghilardi e gol, il gol del nuovo vantaggio per l'area nord. Attacca Purdeller, poi Götz, Troyer, Purdeller, Götz, salza il braccio del passivo, deve tirare Trentino Alto Adige. Sbagliato la conclusione, sempre 16-16. Restano da giocare gli ultimi 10 minuti. Ghilardi, Kogo, il tiro ha parato Luterotti.
Burdeller. Sostituzione, esce Götze, entra con il vediamo, attenzione, è entrata con il numero 3 Anna Knoll. Fermo il gioco. È stato un cambio irregolare, dunque giocherà per i prossimi due minuti in inferiorità numerica Trentino Alto Adige. Sempre perfetta parità, 16-16, Ghirardi, Kogo, Stefanelli, scalare, vediamo, si alza il braccio del passivo, Ghirardi deve concludere, c'è fallo, 9 metri, tirerà proprio Ghirardi il tiro da lontanissimo, ha parato Luterotti. Non è più passivo, può giocare Kogo. Stefanelli, ottima penetrazione che vale il vantaggio dell'Are Nord, 17-16. Siamo al sesto minuto. Di questa terza frazione. Passi fischiati a Knoll. Ghirardi va al tiro e c'è stata invasione, fischiata a Jessica Zanella. Sei minuti e 45 secondi sul cronometro di questo terzo tempo, 17-16, risultato in favore dell'Area Nord. Burdeller, poi ha provato Gatterer, Troyer, Hilber, c'è fallo, 9 metri. Troyer, c'è ancora fallo. Knoll, Burdeller, Troyer, fallo. Knoll, le sue finte, Knoll non si passa, riconquista il pallone, poi il gol di Jessica Zanella, 18-16. Più 2 Area Nord sul Trentino Alto Adige quando stiamo per entrare nell'ottavo minuto del terzo tempo. Al quindicesimo si chiude la contesa. Ancora un pallone ben recuperato. Ghirardi, il tiro e il gol segnato Carolina Rauli, 19-16, più 3 alla Nord. Questo è un break importante adesso. Troyer, trazione di passi, palla persa. Stefanelli, Ghirardi, Rauli, c'è invasione piuttosto netta. Di Rauli. Knoll. Troyer. Thank you.
Fa la parata, attacca il Trentino Alto Adige, Purdeller. 2 minuti per Kogo. Nove minuti e mezzo. Time out richiesto da Silvano Rigatti sulla panchina del Trentino Alto Adige. 19-16 in favore dell'area nord. 9 minuti e mezzo giocati. Ricomincia a giocare, entrata Annalena Mesner come centrale dell'Alto Adige, del Trentino Alto Adige. 19-16. Hilber fuori misura, palla fuori. Decimo minuto, proprio in questo momento. Stefanelli entra bene, ha parato ma c'è stato il fallo in precedenza, aveva parato Luterotti. Ghilardi prova la penetrazione, c'è fallo. Pallone perso, Purdeller tutta sola, vediamo Purdeller il tiro, la rete. Del 19-17, meno 2, Trentino Alto Adige. Ghilardi, Stefanelli, scarica dalla parte di Rauli, la parata di Luterotti. Mancano 3 minuti e 50 secondi alla fine della partita, i passi e la palla persa da Föschl. ...19-17, 11 minuti e mezzo sul cronometro. È rientrata Kogo. Parità numerica dunque tra le due formazioni. Kogo, Stefanelli tenta la penetrazione, c'è fallo, 9 metri. Stefanelli, Kogo entra bene, gran gol. Con la palla in corsa si è trovata in una posizione favorevole per la conclusione dagli 8 metri. 20-17, conduce l'area nord. Più 3 e di minuti ne mancano altrettanti, 3 alla fine. Hilber sopra la testa di Roch, il gol del 20-18, tutti da seguire questi ultimi minuti. Kogo, Stefanelli, Kogo, Stefanelli ancora, si è alzato il braccio del passivo e ha richiesto time out mister Cennamo. 20-18, 12:41 minuti di gioco della terza frazione, si arriva al quindicesimo.
20-18, passivo deve tirare Ghilardi, vediamo il suo tiro a parato Luterotti. Minuti e 55 secondi. Masner, c'è fallo. Se l'Alto Adige, se il Trentino Alto Adige adesso segna, ecco, palla persa. Passi però di Ghilardi e c'è un 2 minuti per non aver appoggiato il pallone, per averlo allontanato. Area Nord che giocherà in inferiorità numerica fino alla fine questo match. 20-18 e adesso il Trentino Alto Adige ha l'opportunità di riportarsi sul meno 1 con la superiorità numerica. Troyer, poi Messner, la sua finta, Messner, Hilber, Troyer, fallo ancora su Messner, Burdeller, scalare il gol del meno 1 che è realizzato da Jasmin Föstl, 20-19. Finale incredibile, entriamo nell'ultimo minuto, 20-19 in inferiorità numerica, palla in mano l'Area Nord. Stefanelli prova lei la penetrazione, cerca il fallo, lo ottiene. Stefanelli ancora, poi Kogo, Rauli, vediamo, c'è fallo. 29 secondi, deve concludere Kogo, il tiro ha parato Luterotti, la palla è del Trentino Alto Adige. Mancano 20 secondi, 19, 15 secondi adesso, 20-19, ultimo attacco, in caso di parità si va ai tiri di rigore. Hilber, il fallo, 5 secondi, vediamo, è finito il tempo, è finito il tempo, ci sarà un il tiro, è finita, è finita. Vince l'Area Nord che batte 20-19 il Trentino Alto Adige. Attenzione però perché il tavolo ha segnalato qualcosa. C'è il tiro franco, segnalato dal tavolo, tiro franco, Burdeller che ha un'ultimissima opportunità per pareggiare, palla che finisce fuori, risultato confermato, Area Nord batte 20-19 il Trentino Alto Adige, vince la quarta edizione del trofeo delle aree per la categoria femminile. Fra circa un quarto d'ora saremo in diretta ovviamente alle 18.30 come annunciato, la finale della categoria 98-99 maschile, area centro 2 contro Trentino Alto Adige. A tra poco.